Non sono sostanzialmente un renziano di ferro, anzi forse non sono nemmeno un renziano per mia natura, per il mio modo di pensare. Imputo al Presidente del Consiglio, secondo me, in questi anni una mancata volontà fino in fondo di cercare di dialogare, di concertare, di confrontarsi, eccetera. Detto questo, ad onore del vero, io voterò sì e voterò sì in maniera molto convinta perché penso che questa non è, non deve essere un referendum pro o contro Renzi. Questo deve essere un primo passo verso una modernizzazione del paese che non solo è assolutamente necessario, ma che abbiamo cercato da tanto tempo, che tutti, molti di coloro che oggi negano questa cosa l'avevano messo nel loro programma elettorale, l'avevano dichiarato e avevano voluto farlo. È imperfetta questa riforma, forse sarà imperfetta come tutte le riforme, ma nella sua sostanza è, io la considero una buona riforma. E in alternativa, io lo devo dire, scusate, non vedo facce nuove. Siamo di nuovo chi dice di no e ancora una volta, quelle persone che in buona o cattiva fede non c'è giudizio morale in quello che dicono, però hanno avuto per anni la possibilità di fare qualche cosa e non l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta, non hanno avuto la forza, non hanno avuto l'intelligenza, non hanno avuto la volontà, non lo so. Da questa parte di qui c'è un uomo imperfetto, un leader imperfetto, una riforma perfettibile, ma che ha le più sane intenzioni di cambiare. Questo è un primo passo. Io per questo voterò sì.